Per noi è fondamentale capire che la cyber security non è soltanto l'elemento tecnologico, è un sistema di processo e questo significa che vanno considerati non soltanto gli aspetti tecnologici, ma anche e soprattutto l'aspetto umano, che è fondamentale nel perimetro di difesa. L'essere umano è per sua natura vulnerabile, non esiste ancora un firewall, come ho detto, sugli stupidi, non esiste ancora una capacità di intercettare quelli sono i comportamenti anche negligenti, imprudenti, periti da parte dell'utente. Oppure del tecnico, del manutentore, eccetera. Quello che è necessario capire è che la cyber security non è soltanto presidio verso la minaccia, ma è anche comprensione delle vulnerabilità, che non sono soltanto le vulnerabilità interne dell'azienda, ma siccome noi siamo in un mondo interdipendente, siamo un'infrastruttura critica o vulnerabile, come è stato detto anche in precedenza, abbiamo la necessità di confrontarci con tutti gli altri fornitori dei servizi elettrici, dei servizi dati, nella logica delle interdipendenze. Uno degli elementi fondamentali che si insegna, che io ripeto in ogni occasione che ho opportunità di parlare, l'autocompiacimento, dire a me non succederà mai, non è mai successo prima, non esistono serie storiche in questa attività, è il momento in cui c'è la vulnerabilità effettiva del sistema e lì possiamo essere attaccati, indipendentemente da se si tratti di attori statuali, cyber attivisti o altre entità che possono avere interesse ad attaccare l'entità del trasporto aereo. Quindi ben venga questo studio, ma come ha detto anche il Presidente Camporini, è soltanto l'inizio di un percorso di riflessione che deve essere indirizzato insieme ad altre iniziative come il framework nazionale sulla cyber security di cui ha parlato Roberto Baldoni, fortemente orientato a fare sistema in un paese che ha bisogno di fare sistema e di ritrovare la sua grande identità nazionale.